Qualche giorno fa sull'account Instagram di Pokémon Next vi ho chiesto tramite una storia di dirmi nell'info box tutti i vostri dubbi e perplessità riguardanti Leggende Pokémon Arceus, dato che ormai manca pochissimo alla data di uscita del videogioco e volevo sapere appunto i vostri pareri e opinioni su tutto quello che The Pokémon Company International e Game Freak hanno voluto farci sapere prima di provare effettivamente il gioco con mano. Ed effettivamente mancano pochissimi elementi di cui non sappiamo ancora qualcosa, come ad esempio la storia e alcuni nuovi Pokémon che saranno presenti all'interno del titolo. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale di Pokémon Next e se siete già iscritti di attivare la campanella delle notifiche, in modo da non perdervi nessun video quando verrà pubblicato, e soprattutto di seguirci su Instagram nel link che trovate in descrizione nel primo commento se vi va. Vi aspetto. Da tutte le vostre risposte, l'elemento che più preoccupa voi, ma in realtà anche in parte me, è ovviamente la trama di Leggende Pokémon Arceus, che sappiamo essere un videogioco che, rispetto agli ultimi titoli Pokémon, allontana il discorso multiplayer focalizzandosi sull'esperienza single player. E dunque giocatore singolo, lasciando la parte competitiva multiplayer ancora su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E dunque il dubbio deriva dal fatto se Game Freak riuscirà, dopo anni di tentativi comunque in cui sono riusciti effettivamente a dare, per quanto mi riguarda, molta più trama ai giochi Pokémon rispetto al passato, se effettivamente la Software House ha realizzato una storia che possa rendere giustizia a quella che è la lore di Sinnoh, che tutti ben conosciamo. Ci restano ancora dei dubbi, ad esempio, sull'Arceus Phone, un oggetto ovviamente fuori dal tempo e fuori contesto, che spero con tutto il cuore abbia almeno un minimo di trama, ovvero qualcuno che magari ce l'ha inviato dal futuro, che sarebbe il nostro presente nei remake di Diamante e Perla, oppure magari ha qualche potere nascosto di cui ovviamente ancora non ci hanno detto niente e spero nel caso non ce lo diranno fino all'uscita del gioco. Ma al momento rimane un dispositivo con diverse funzioni utili durante l'avventura e nient'altro, e dunque alcuni di voi hanno appunto accennato a questo elemento. Tra molti dunque c'è area di un possibile potenziale sprecato vedendo il passato, ma anche abbastanza recente, di Game Freak, che ha avuto delle buone idee ma spesso sviluppate abbastanza male, e complice di questa cosa è la struttura totale di Leggende Pokémon Arceus. Diverse persone infatti immaginano che la struttura a missioni, che riprende tantissimo quella dei videogiochi della serie Monster Hunter, alla lunga possa portare all'annoia del giocatore, soprattutto vedendo che per completare il Pokédex si devono compiere diverse missioni, diverse azioni anzi, per ogni Pokémon. Per capirci, ad esempio, non lo so con certezza, ma per Starly potrebbero servire 3 Starly catturati, utilizzare una mossa di tipo elettro su Pokémon, eccetera eccetera. Dunque c'è il dubbio che questo, nel tempo, possa stancare, ma anche abbastanza presto, il videogiocatore. E ho specificato soprattutto questo elemento del Pokédex perché il gioco, fondamentalmente, ha come obiettivo proprio quello di creare il primo Pokédex della regione di Hisui, e dunque questo è il nostro obiettivo primario e ultimo della nostra storia. Oltre questo, non sappiamo che livello di sfida ci attenderà all'interno del videogioco, anche se negli ultimi trailer ho notato che comunque i livelli dei Pokémon selvatici sono piuttosto elevati, e aggiungendoci le boss fight con i Pokémon Alpha e i Pokémon Nobili, diciamo che l'attesa di scoprire se queste sfide saranno effettivamente appaganti è altissima. Così come altissima la paura che non siano difficili ma semplicemente delle lotte un po' più lunghette. E il più grande punto interrogativo riguarda effettivamente quello che è il protagonista di questo videogioco, ovvero Arceus, che fino ad ora non abbiamo praticamente mai visto all'interno dei trailer rilasciati. Praticamente adesso nel gioco Arceus non c'è, però comunque sarà soltanto uno scontro finale oppure lo vedremo all'interno della storia sotto altre forme. Non ci resta che attendere per scoprirlo. L'altro grandissimo dubbio riguarda fondamentalmente il lato tecnico, principalmente FPS, risoluzione e ovviamente l'aspetto grafico. Per quanto riguarda gli FPS e la risoluzione, mi viene subito da dire di stare tranquilli, perché negli ultimi trailer Game Freak ci ha dimostrato che rispetto al primissimo trailer di Leggende Pokémon Arceus di aver effettivamente lavorato tantissimo sulla risoluzione del videogioco, e non è più qualcosa di molto sgranato come appunto le prime immagini che ci furono mostrate nel mese di febbraio. Stesso identico discorso per gli FPS. Già nel trailer di febbraio ci hanno
poche scene che laggavano, oltre i Pokémon ovviamente. Ma negli ultimi trailer non ho praticamente visto nessun calo di frame, se non qualcosina proprio sporadica, che in gioco difficilmente noterete o che comunque non andrà ad intaccare quella che è l'esperienza generale appunto di Legend Pokémon Arceus. Dobbiamo vedere in situazioni con più elementi a schermo, con più lotte, con più Pokémon, insomma, come si comporterà effettivamente, ma per adesso rispetto a febbraio possiamo dormire sonni tranquilli. Per quanto riguarda invece il comparto grafico, è quello che si è visto. Dalle schermate da lontano, soprattutto volando con Breviary, il paesaggio non è dei migliori. Per quanto riguarda elementi a distanza ravvicinata, onestamente non è nemmeno questo grandissimo schifo, e in un altro video già pubblicato nel canale vi abbiamo voluto mostrare le differenze con Pokémon Spada e Pokémon Scudo in un video comparativo molto breve, in attesa di quello ufficiale che arriverà dopo l'uscita del videogioco. Per scoprire se Legend Pokémon Arceus riuscirà a soddisfare le aspettative nel livello di difficoltà, nella storia e soprattutto nella sua nuova struttura inedita nel mondo Pokémon, dobbiamo obbligatoriamente aspettare il 28 gennaio, data d'uscita ufficiale di questo nuovo rivoluzionario capitolo, che piacerà o meno, porta comunque tante innovazioni per la prima volta in 25 anni nel brand Pokémon. Ora però tocca a voi, dopo gli utenti di Instagram fatemi sapere quali sono le vostre perplessità su questo videogioco. Vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!